Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questa lezione ci occupiamo del gate di Studio One, uno strumento incredibilmente potente rispetto a quelli che potremmo trovare sulle altre DAW. In particolar modo la funzione trigger è una delle più interessanti. Iniziamo con l'analizzare le funzioni del gate. È uno dei plugin più utilizzati nelle situazioni live. Il gate in realtà, come dice la parola stessa, cancello, è un sistema di chiusura appunto del segnale basato su un controllo di threshold, come avviene per il compressore. Attraverso questo controllo infatti possiamo selezionare la porzione di suono sotto il quale viene chiuso il volume della traccia, quindi particolarmente utile per isolare i colpi di batteria forti da quelli più deboli, che i microfoni catturano dagli altri strumenti. Oppure per eliminare il rientro della cuffia che potrebbe trovarsi sulle tracce di voce nei momenti in cui si avverte il cantato. Vediamo i controlli nel dettaglio. La sezione threshold dispone di un livello di apertura e chiusura chiamato appunto open and close, oltre ad un range di intervento espresso in percentuale. La maggior parte dei gate in commercio non possiede il controllo di open e close indipendente, ma diventa automatico. Subito a fianco troviamo il livello del gate espresso in dB. Seguono i parametri di attacco, rilascio e tenuta hold. Come per il compressore possono decidere il momento di attacco e rilascio dopo averlo attivato attraverso la threshold. Il selettore del sidechain interno fa riferimento, come per l'expander, al range di frequenze su cui interviene. Il trigger, come vedremo, è una delle funzioni più interessanti perché rende il segnale percepito dal gate una nota MIDI in uscita. Un trigger quindi da poter assegnare ad un plugin MIDI di batteria per aggiungere un suono MIDI a quello reale, assolutamente indispensabile nei momenti di mix. Vediamo come funziona su una traccia di cassa. La traccia di cassa, come ascoltiamo, contiene non soltanto il colpo di cassa ma anche il suono del rullante. Per isolarlo utilizziamo appunto il gate. Infatti ora entra soltanto il suono, il colpo di cassa, che è quello più forte. L'LKA fa riferimento alla possibilità di utilizzare questi componenti subito dopo l'intervento della threshold, il che rende più pulito l'isolamento della traccia, e attivando la nota MIDI possiamo uscire, come ad esempio in questo caso con Mi1, possiamo anche inserire un'altra nota. Una volta aperta la traccia MIDI con all'interno ad esempio Impact, dove vogliamo far suonare anche il kick top elettronico insieme alla nostra cassa acustica, andremo a selezionare come ingresso, invece di tutti gli strumenti, l'ingresso gate che troviamo qui negli ingressi MIDI. Accendiamo ora il pulsante di monitor del nostro strumento MIDI e andiamo in play. In questo modo potremo ascoltare il nostro suono di cassa sovrapposto a quello audio. Ascoltiamo nell'insieme. Mettendolo in record possiamo registrare il MIDI. Ed avere quindi una traccia MIDI delle nostre percussioni acustiche. Spero che questa lezione vi sia tornata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Questa lezione, come altre, fa parte di un prossimo corso su Studio One che verrà presto pubblicato e che rappresenta il primo corso completo di Studio One in italiano. Al momento ho aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi per la realizzazione di questi video gratuiti che rimarranno su YouTube. Trovate il link nella descrizione sotto. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti. Ciao, a presto!